E il virus continua a provocare allarme. Non si è esaurito il nostro dovere di responsabilità, particolarmente verso i più fragili. Abbiamo però eretto un argine. Siamo riusciti a imboccare la strada della ripartenza, grazie alla scienza, che ci ha fornito gli strumenti per proteggerci e per riconquistare spazi di libertà cui eravamo stati costretti per qualche tempo a rinunziare. Siamo riusciti a registrare una ripresa economica incoraggiante. I vaccini sono stati la nostra maggiore difesa, hanno salvato migliaia e migliaia di vite, hanno ridotto le sofferenze, hanno consentito le riaperture. Sono stati realizzati e prodotti in un tempo così breve e in quantità così grandi come mai era accaduto nella storia. Anche questo è larga misura merito della ricerca. La comunità scientifica ha saputo concentrare risorse e conoscenze e ha saputo condividere gli avanzamenti, ha saputo accorciare i tempi di sperimentazione, ha saputo mettere in comune i risultati. La ricerca è stata un grande esempio di collaborazione mondiale, un esempio per gli Stati quanto alle relazioni nella comunità internazionale. Il dialogo e la cooperazione sono possibili e necessari, come la ricerca ha dimostrato. I vaccini adesso vanno posti nella disponibilità di tutti i paesi in misura equa. È un dovere morale distribuire rapidamente i vaccini nei luoghi dove sono ancora insufficienti. Farlo è anche interesse concreto di tutti per debellare completamente il virus, evitando che in un mondo sempre più strettamente connesso si riproponga con pericolose varianti. La ricerca ha mostrato la sua indispensabilità. Per questo, come ha sottolineato il professor Sironi, 9 italiani su 10 considerano gli investimenti in ambito scientifico un modo per rendere più forte il nostro paese. È una saggia opinione che si è tradotta in una larga adesione alla campagna di vaccinazione, che ha visto la quasi totalità degli italiani comprendere la necessità di proteggersi e di proteggere vaccinandosi la libertà e le opportunità proprie e degli altri. La scienza è chiamata ancora a intervenire, anche per fornire informazioni e conoscenze.